Sicuramente non è stato un risultato che soddisfa né sul piano della Presidente né sul piano del nostro movimento. E non a caso stiamo celebrando un'assemblea costituente perché c'è bisogno di riossigenarci. Ma con i voti di Renzi potevate vincere, come dice lui? Ma io sinceramente non ci scommetterei nemmeno un centesimo, perché chiaramente per qualche voto in più che magari avrebbe fatto prendere, tanti altri se ne sarebbero andati, soprattutto dei nostri elettori. Non ci dimentichiamo che Renzi aveva l'assessore ai lavori pubblici, il comune di Genova con Bucci, e c'è stata anche una spaccatura in Italia Viva, quindi molti voti di Italia Viva sono andati a Bucci, questo bisogna dirlo. Poi vorrei anche dire che è desolante che il Paese, dopo tutto quello che è successo nel passato, sia aggrappato a Renzi. Io non voglio credere che il centro-sinistra e il fronte progressista debba rimanere ancorato a Renzi per sopravvivere. È una sconfitta, è un fallimento. Senta, Beppe Grillo non ha votato Movimento 5 Stelle, non ha votato alle europee, non l'ha votato alle regionali. Mi dispiace? Mi dispiace, sì. Mi dispiace perché insomma, è un tradire proprio l'essenza della partecipazione democratica a cui noi abbiamo sempre creduto. E è un momento difficile sul fronte interno con Beppe, però vedremo quello che ha inciso secondo lei il video a poche ore dal voto di Beppe Grillo e in generale queste ultime giornate di botta e risposta tra lui e Conte sul risultato magro del Movimento 5 Stelle? Diciamo che chiunque si intende di politica in una fase delicata come il silenzio elettorale, diciamo di tutto avevamo bisogno tranne che di una faida interna così alla luce del sole. Ci sta che ci sia un confronto alla luce del sole perché noi abbiamo sempre fatto tutto in trasparenza, però magari il giorno prima delle elezioni avrei evitato.